Senti, Moira, non hai qualcosa per alleggerire un po' il mio peso? Oh, finalmente qualcosa di interessante. Peccato che mi costa un po' troppo. Ah, ok, maledetta rossa dal cuore di pietra. Sai una cosa, Moira? Conosci il termine economia circolare? Ecco, lascia che ti spieghi. Tu hai qualcosa che a me interessa. Io ho qualcosa che ti appartiene. Tu mi dai soldi, io ti ridò la roba. Con i tuoi stessi soldi io mi compro quello che mi serve. Così abbiamo ottenuto entrambi quello che volevamo. Ecco qua. Visto Moira? Entrambi abbiamo ottenuto quello che volevamo. E anzi, se vogliamo essere pignoli, ci hai pure guadagnato. Certo, non abbiamo risolto il problema, però almeno l'abbiamo ottimizzato. Mi spieghi com'è possibile che questa tazza è attaccata al muro? Ma porca miseria, quante armi che ci sono in giro! E io non ho spazio! Cioè, guarda questa arma! Come posso lasciarla qui, Moira? Allora, signor Lee, abbiamo un problemino io e lei. Vediamo se possiamo risolverlo. Io ho nell'inventario un oggettino, l'headset di comando. Ok, in teoria con questo posso comunicare con lei, signor Lee. Ma nonostante questo, non possiamo parlare con lei. Ah, ok, signor Lee. La lascio qui. O forse è meglio dire la lascio lì. No, non dovevo. Wow, la nostra prima notte all'aperto. Senti, ti devo chiedere un favore. Fatti un bel giro, compare. Che ne dici se ti ammazzo? Come dicevo, ti devo chiedere un favore. Se ti lascio qui un po' di cose, non è che poi me le perdi? Guarda che ci conto. Beh, il nostro obiettivo è semplice. Dobbiamo andare a parlare con una tossica. Insomma, nulla di nuovo che non facessi già a scuola. E così inizia la nostra magica avventura. Buonasera, compari. Posso dirtelo che quel vestito è bellissimo? Che robot strano. Il massimo che avevamo giù nel volto era il Mr. Andy. Pugilato illustrato. Interessante. Questo mi ricorda che abbiamo ancora Grognak da leggere, ma credo che aspetterò. Jet, Psycho e granate a frammentazione. A quanto pare si sono dimenticati di ritirare la posta. Ehi, che succede? Oh cavolo, sono dei predoni. Maledetti bastardi. Beccatevi questa, stronzi. Vieni qua. Sarà anche il mio primo scontro. Ma non ve la faccio passare liscia, anche perché vi devo saccheggiare. Elephant Gun. Carino il fucile. Ah, poveraccio. Però era un cacciatore. Beh, mi dispiace per lui, però sono tutte munizioni per me. Ehi, una scatola di cartone. Yes, soldi. E questo è un pezzo di cervello? Perché c'è un oggetto di Point Lookout qui? Non so che mod abbia fatto questo, onestamente. Però mi hanno regalato un cappello. Ma guarda quante scatole di cartone che ci sono in giro. E a quanto pare posso indossarle. Ok, posso fare il cosplay di Metal Gear. Tan 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 taran, tan tan tan. Allora, signorina, so che si trova qua dentro. Chi diavolo sei? Da dove vieni? Ti ha mandato Moriarty? Sì, dammi i soldi e la facciamo finita. Io doverei a lui dei tappi. Quei tappi sono miei e basta. Certo, come no? Nah, troppo basso per poterci provare. Dammi i tappi. Hai problemi di udito. Ti ho detto che i tappi sono miei. Non puoi averli. Ne sei sicura? Non finirà mai fino a che non gli avrò spedito un messaggio. E se devo ammazzarti per spedirlo, beh, lo farò. Beh, se questo è quello che vuoi. Vieni qui, cretina! Beh, mi dispiace averla uccisa, però non c'era altro modo. 400 tappi. Beh, chi lo sa, magari era davvero innocente. O magari no, chi lo sa. Detto questo, credo che farò una capatina al supermercato. Tra l'altro, ho appena scoperto che posso usare i pacchi di sigarette. Per cosa? La risposta giusta potrebbe essere fumare, però non sembra. Certo che le notti sono proprio buie da queste parti. La vita al di fuori del Vault deve essere molto difficile. Cos'è? Sentivo qualcosa che mi camminava dietro. Quello dovrebbe essere il complesso di cui mi aveva parlato Moira. Nota al di fuori del gameplay. Cos'è stato? Mi riporta un po' indietro con la memoria con Dying Light tutto ciò. Sapere dove ti trovi, hai scoperto diverse posizioni. Ma va? Grande. Ok. Shh, facciamo silenzio. Cerchiamo di non attirare attenzioni. Shh. Aspetta. Aspetta. No! Preso! Preso! Maledetto! Sì, tu!
Ok, andata. Ah, che soddisfazione. Guarda, umanamente mi dispiace, ma d'altro canto... Oh, quanta bella robina che abbiamo. Nuka-Cola Flash e Blitz. Quanti strani sapori che ci sono di Nuka-Cola. Oh, poverino, hanno decapitato un cagnolino. Beh dai, sembra un posto simpatico. D'accordo, proviamo a recuperare qualche cibo. Ok, questa è la nostra prima e vera missione stealth. Non c'è camuffamento migliore. Dobbiamo fare attenzione. Dobbiamo cercare di non farci vedere. Dobbiamo fare silenzio. Ok, qual è l'obiettivo della missione? Trovare i medicinali. Oh, dobbiamo fare molta attenzione. Porca miseria, scorta di cibo. Beh, meglio di questo. Oh, finalmente delle cure e anche delle munizioni. Ok, questo giretto si è rivelato molto interessante. Ecco qua. In tutto ciò comunque siamo ancora travestiti da scatola. Dobbiamo continuare la nostra missione ora. Proviamo a guardare dall'alto se vediamo dei nemici. Ok, ne vedo uno che si sta muovendo. Snake, fai molta attenzione. Ok, ok, non ci ha ancora visto, vai. Tranquilli, sono solo una scatola di arance. Non sto facendo nulla che non dovrei. A quanto pare sono stato beccato. Ripeto, copertura saltata. D'accordo, stronza. Risolviamo la questione. Ormai mi avete visto, no? E allora risolviamo la questione. Bello il suono del fucile da caccia. Dai, forza, vieni. Andata. Beccati questo. Maledetti. Credevate che sarei venuto impreparato? Ecco qua. Beh, mi dispiace. Ma credevi proprio male tu. Nella schiena proprio. Come farebbero dei veri e propri maledetti infami. Ah, quindi vedo che avete delle armature ora. E sono troppo pesante per portarla, pensa un po'. Meno male che ho uno zaino. Ah, quante belle robine. Chiave della farmacia. Ah, questo sì che è utile. Usiamo la chiave, ma perché no? Hackeriamo anche il computer. Ecco fatto. Tutto questo solo per i punti esperienza, ovviamente. Oh cavolo. Qualcosa che non va. Sì, c'è qualcosa che non va. Qualcuno è entrato. Un bel po' di medicine. E anche un bel po' di Nuka-Cola. Certo, ora sono pesantissimo. Però forse posso farmi dare una mano. Oh oh, abbiamo roba buona qui, eh. Benelli Combat Shotgun. Eccole qua le scorte mediche. Abbiamo anche la cocaina. Certo che sapete come divertirvi qua, eh. D'accordo, robottino, ho bisogno del tuo aiuto. Protettore, protettore, vai e proteggimi. Vai, io ti seguo. Cane della fossa, eh? Bravissimo, hai riuscito a far crashare il gioco. Bel colpo. Ok, ritentiamola. Vai, robot, pensaci tu. Eccolo lì. Vediamo se riesco a prenderlo. Ah, troppo lontano per uno shotgun. Forza, bello, vieni qui. Cane della fossa. Facciamo un po' di pratica, vieni qui. Ops, mi dispiace, sono dietro il bancone. Non puoi prendermi da qui. Proviamo il Benelli. Bell'arma. Bel colpo. Lama da guerra, vieni qui. Stronzo, vieni qui. La tua gamba è l'ultimo dei tuoi problemi, credimi. Bel fucile. Ti stai nascondendo? No, ti stavo cercando, simpaticona. Certo che sta pistola non fa assolutamente nulla di danno. E niente, ci tocca un lungo viaggio molto lento. 1 hour later. Ok, ho passato una nottata molto lunga. Spero per te che tutta la mia roba sia rimasta là dentro. Effettivamente è tardi per entrare alla... Non so quale mod abbia creato questo problema. Ma comunque. Ehi, amicone. Oh, eccoti qua. Ok, mi sono occupato di argento per te. Bene, spero che lei abbia avuto quel che si meritava. Anche di più, credimi. Sì, sì, tieni i tuoi 100 tappi. Visto che non era poi così difficile. Ne ho guadagnati più di quanti me ne servivano. Sì, d'accordo. Però non è rimasto a lungo. Ha detto che aveva un affare importante di cui occuparsi. E si è diretto in città. Quale c'entra città? Qualcosa con Galaxy News Radio. Devi cominciare da lì. Buona caccia
e grazie per i tappi. Grazie a te delle informazioni. Certo, non mi avrei detto granché, però è sempre meglio di nulla. Belle bibitine queste. Hanno anche un aspetto familiare, sai? Chissà se qualcuno di voi le riconosce. Ed ecco qua le tue stupide scorte mediche, Moira. Davvero? Davvero? Fantastico! Dimmi tutto. C'era un sacco di gente, era grossa, cattiva e mi hanno sparato. Prendilo, è un vecchio sterilizzante per alimenti. Oh. Portalo con te e renderai il cibo e le bevande più... migliori. Ti ringrazio. Ah, mi manca poco per salire di livello. Potevi sprecarti un po' di più, eh?